io sto nel sistema S, facciamo un esempio scemo, sto guardando il film, sto seduto nella sala del cineclub e guardo, quindi sto nel punto X, generico, che è il punto in cui sto, e c'è l'evento XT1, dove T1 è il tempo quando comincia la proiezione. E poi c'è un secondo evento che è sempre X, perché io sto sempre fermo lì, è il tempo T2, che è quando finisce il film. La durata è banalmente T2 meno T1, 1 ore 40 minuti. Bene? Adesso osservo il film dal sistema S' che si muove. E allora, la durata nel sistema S' è delta T', che è i corrispondenti valori di tempo misurati però nel sistema, cioè T2' meno T1'. E quanto fa T2' meno T1'? Beh, basta sostituire quel punto. Gli intervalli di tempo non sono più invarianti, ma cambiano. Una durata misurata a riposo è più breve della durata dello stesso fenomeno misurata se lo vedo scorrermi davanti a una certa velocità. Più breve con la velocità, diciamo, aumentata. Se io guardo il film correndo davanti allo schermo, per me dura di più, perché il mio delta T' la distanza per me dura di più perché è uguale a, è gamma delta T che è la durata del tutto fermo, siccome gamma è maggiore di 1 io vedo il film che dura di più, d'accordo? Ultima cosa, quindi questa è quella che si chiama la dilatazione degli intervalli temporali. Dove è importante tenere presente che se questo è l'intervallo temporale misurato nel sistema di riferimento in cui io vedo il fenomeno fermo, se lo guardo in movimento, cioè da un altro sistema di riferimento, osservo una durata maggiore. Ovviamente perché è vero il simmetrico. Se il film lo proietto nel sistema S', è quello del signore che sta in S' che vede il film che dura un'ora e mezza e sono io che a questo punto mi sto muovendo in quell'altra parte che dovrei durare un'ora e mezza più qualche cosa. Quindi sarebbe 0,005 a un decimo della velocità. A un decimo della velocità, quindi figuriamoci, insomma, non esiste. Però concettualmente. Poi vediamo qual è un fenomeno fisico in cui invece sta roba si vede per davvero. L'ultima cosa, quindi abbiamo detto quella della sinuosità zompa, e infine le lunghezze, no? Adesso qui vediamo se è quello che devo lasciare. Cos'è una lunghezza? Delta x. Cioè io prendo un oggetto, misuro le coordinate dell'inizio e dico il totale lungo 134 cm. Allora, cosa succede se lo misuro camminandoci davanti? Devo calcolare delta x', la differenza tra le coordinate misurate nell'altro sistema. Quindi delta x', che è x2' meno x1', uguale, metto dentro e viene gamma x2 meno x1, giusto? Che prendo questo, qui sostituisco x1 e t. Poi prendo il 2, metto x2 e t, faccio la differenza, viene fuori questa, giusto? Sì. No, sbagliato. Perché? Perché non state riflettendo la cosa fondamentale. Perché così mi verrebbe che questo... Non ve lo dovete fidare, io una volta faccio apposta a fregarmi, come prima con quel quadrato che era uguale al primo, no? Perché qui verrebbe che allora si allunga, no? Che gamma è maggiore di 1, invece si accorcia. Perché? Che ho fatto? Che cos'è una lunghezza? La lunghezza è di una sbarra, è la
differenza fra le coordinate di inizio e di fine della sbarra medesima misurate allo stesso tempo, ma siccome allo stesso tempo non significa più la stessa cosa in S e in S', misurate allo stesso tempo del sistema di riferimento in cui sto facendo la misura. Io facendo questa cosa, e ho imbrogliato apposta perché lo sapevo che lo fanno tutti gli studenti quando poi fai gli esami di relatività, se sbagliano, ho fatto la differenza fra x2' e x1', sottraendole e mettendo uguali questo t e quell'altro t, che sono i tempi di S. L'ho fatto al contrario, l'ho fatto sottraendo le coordinate allo stesso t'. Allora non giocherei, che dovrei soddisfarmi perché devo andare via, poi riprendiamo la volta prossima, devo usare la trasformazione inversa e se lo faccio in modo pulito, ma la cosa è istruttiva perché aiuta a ricordarsi che adesso tocca stare attenti a delle cose a cui non si faceva mai attenzione perché erano ovvie, perché sì, non c'era bisogno di dire lo stesso tempo, era lo stesso tempo per tutti, no? Quindi che problema c'è? C'è problema, non è lo stesso tempo per tutti quanti. E quindi quando uno va a fare questa cosa, la chiamo lunghezza, se la misuro in movimento si scopre che la lunghezza misurata, invece di aumentare come nel caso degli intervalli temporali, si accorcia. Che è quella che, per tornare alla storia, già aveva scoperto in maniera completamente diversa Lorenz ed è quella che continuiamo a chiamare la contrazione di Lorenz, e gli oggetti in moto si vedono più piccoli, diciamo, più corti. Però la cosa importante è si può chiedere dicendola che C è costante, quindi dx su dt all'aumentare di 1 deve diminuire l'altra? No, anzi, se C è costante, perché se si aumenta di 1 deve aumentare l'altra, deve diminuire costante per rapporto con C. No, non complicare, non c'entra niente. C è uguale per tutti, vuol dire un raggio di luce in un certo sistema di riferimento a parità di tempo viaggia con la stessa velocità, basta. No, adesso siccome devo effettivamente scappare, quindi non c'ho tempo per chiacchierare, ma è chiaro che a questo punto nascono un mucchio di cose, ce le smuciniamo per bene nella capoccia, io devo dire ancora un sacco di roba per chiedere le cose, però intanto forse conviene lasciare la cosa così. Uno non ci ha capito niente, non ci crede, oppure ci ponza sopra, la volta prossima cominciamo con un'ora di sessione, di domande, curiosità, cose e verifiche di tutta questa roba, dove tra l'altro anche rifarsi i conticini studiamente giuro, elementari, si trovano. Non è un problema di matematica complicata, non c'è niente di complicato dal punto di vista dei conti. Si tratta di capire che diavolo sta succedendo, soprattutto. La cosa importante per digerire questa roba sono tre. Tutto discende dalla cosa antintuitiva unica che è C è uguale a tutti. Occhio agli ordini di grandezza, senza farsi pigliare da stupidi, perché stiamo parlando di cose che in realtà poi sono fatte in modo. Però per capirne dal punto di vista di cosa sta succedendo è importante ricordarsi che delle cose che erano ovvie e che a cui quindi non si faceva attenzione ragionando classicamente, non lo sono più e quindi tocca stare molto attenti. Quando uno dice due eventi, la differenza di intervalli temporali, deve sempre spiegare di che sto a parlare, in che sistema di riferimento, occhio che anche coi tempi succedono cose strane e quindi bisogna pensare chiaramente per leggere questa roba in maniera. L'unica vera difficoltà di questa faccenda è tutta lì fondamentalmente. Va bene. Bene. Allora, thank you.